anche prima del solito, io che sono pigra, come la vita, cioè, proprio peggio che peggio. E mi sono appena resa conto che, vabbè, io me l'avevo già detto, ho preso tutto, scarponi di qua, mi sono già vestita, ho preso anche sci, racchette, per dire vado subito sull'uvetto. Invece no, devo passare lo stesso dall'armadietto perché mi sono dimenticata il casco. Grande genio, ovviamente. Buongiorno a tutti. Però almeno me lo sono ricordato. Anche oggi allenamento speciale, appunto vi metterò delle clip se riuscirò a farle. Sì, la mattina non la faccio più come del solito, però vabbè, non fateci caso. Adesso mezz'ora di macchina. Nonostante io sia pigra, per andare a sciare mi sveglio tutto il weekend presto, quindi non ho un giorno in cui io posso dormire fino a tardi. No, perché? Perché io ho scelto sci, non è che potevo scegliere scacchi, briscola, equitazione. No, sci. Sono anche una delle persone più freddolose al mondo, però ok. Oggi siamo serie. No. Io cado. Io no. Io ho preso. Stiamo allenando. Quanti giri avete concluso voi? Io due. Due su anch'io, quattro. Anch'io. No, tre. Su... Ah, tre. Io due e sono un po' una mezza pippa. Un po' di brio, ragazzi. Cioè, nel senso, vi vedo un po' spenti. Dai, che volevi fare l'intro? Com'è che è? Ah, no, l'intro è... Ciao, ragazzi! E poi non so cosa devi dire. Ok, siamo arrivati intanto, quindi... Pausa pranzo, panino che ho già divorato, è buonissimo. E la mamma? Questo è davvero buono. Sto mangiando come un maiale. La situazione è questa. Sono con due piccioncini, ovviamente la solita sfigata di mezzo. La terza è incomoda. Adesso andiamo a sciare un po' in campo libero. Che mi dovete portare a? Alla fun slope. Alla fun slope, che è una cosa un po' strana. Slope. Vabbè, quella roba lì. Poi mi portano a fare i salti, quindi ne vedrete delle belle. Oh wow! Oddio! Can you hear me, SOA? Help me put my mind to rest. Two times clear, get a Mac and low. Pound of weed in a bag of gold. I can feel your love. From the underground, I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your clutch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. 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 Part-time lovers. Part-time lovers. Part-time lovers. Part-time lovers. I can feel your love. Hardly know, but I don't know how. Yeah,
riunita con la Nadione, adesso sto anche riprendendo sulle piste e niente, l'allenamento di oggi è andato anche discretamente bene. Di solito non concludo praticamente mai un giro, invece ne ho conclusi 3 su 6 ragazzi, sono diventata troppo brava. Inoltre ho scoperto che questo casco mi ingigantisce la faccia ancora di più. Adesso facciamo un paio di piste io e lei, poi basta perché la Nadione inizia a rompere, non la sopporto più, anche perché ragazzi lei fa sci da tipo 13 anni, non sai sciare e vai pure lenta. Ma io non ho imparato da me. Ma no, ma ti devo aspettare sempre, sei insopportabile. Perché solitamente in ovetto, dato che appunto durano 20 minuti, mi cambio e mi metto comoda. Dato che è pieno di neve poi, perché si infila tutta sotto. Voilà! Il mio scarpone è fatto dallo scafo, che è questa parte plasticosa, e la scarpetta, questi sono da gara perché sì, sono fortissima, no, non è vero. Professionalità 10 lode. Fascio agonistico, questi sono da gara, tengono un freddo della miseria. Sto sfasciando qualsiasi cosa, pure la mia dignità. E indovinate, ho preso il destro e a me serviva il sinistro. Ovviamente come dopo sci UGG, perché sono caldi e sono la vita. È arrivato il momento, prima c'è la Nadiona che li deve mettere. Vai. Ti schiavizzo se ti chiedo di mettere via. No, vabbè, tanto tu non lo fai. Beh, ci credo. Mettimi via il mio casco. Cioè, non schiavizzi con me. Ah, già, te ci sono i tuoi. Guanti che si devono riscaldare. Andiamo. Voilà. Niente, arrivato in macchina. Ho una sete bestiale, ma adesso vado a casa, devo fare un sacco di cose, tra cui studiare, sistemarmi un attimo il viso. E ragazzi, voglio iniziare workout, perché i miei allenatori mi hanno detto che sono un budino schifoso. Mi devo per forza fare addominale e muscoli, quindi pensavo di fare un po' di workout. Sì, lo so, mi vedrete, e sarà tutto alquanto imbarazzante. Appena entrata la mia magione, che sta guardando le mie storie, più influencer di me. E adesso abbiamo messo sul tè perché ci faremo un bel teuccio con i biscottini. Ovviamente intelligentemente farò prima merenda e poi workout. Prima di iniziare a fare tutto devo mettere ad asciugare gli scarponi. Pizza, una cosa che odio. Sì, sono ancora bagnati. Ok, finito il workout, sono letteralmente morta distrutta. Cambio, mi tolgo questa cosa brutta, metto un bel maglione e inizio a fare i compiti perché sì, sono in ritardissimo. Siamo quasi alla fine delle vacanze e sono in super ritardo, cioè sono proprio indietrissimo e non so come farò. Molto probabilmente starò su tutte le notti da oggi in poi, quindi... Ho appena notato adesso che sembro pelata, mamma mia, che jazz! Sì, inizio dalla brutta e ho cercato di renderla più carina con il pennarello rosa.
La situa procede bene. Tortellini pronti, sono anche buoni. La Nadia ha cucinato bene. Molto difficile da fare, eh? Faccio un po' la healthy, mangio l'insalatina con 4 tipo noci. No, in realtà sono 3, mettiamo anche la quarta e la quinta. E come sapete, ovviamente, benissimo tutti, passo al lavaggio della faccia da...